Perché? Perché tu? Sarasa. Ascolta, Sarasa. Ma cosa? Questo è impossibile. Di già? Di già? Ma che vuol dire con di già? Io. Nella città c'è uno strano terremoto. E guardate cosa sta arrivando. Un mostro gigantesco. Che cos'è quello? È un Sephira. E dobbiamo combatterlo? Questa è l'idea. Stai scherzando, vero? Hinako! Sanae, Rin! Insomma, beh, ora ci spiegano che grazie agli anelli le due, Sanae e Rin, potranno combattere anche loro contro il Sephira. Ok, il tempo si è fermato per lei, ma non per tutti gli altri. Sì, per quelli che indossano l'anello il tempo non si è fermato. E potranno darci una mano con il Sephira. Ecco, li vedete? Dove? Eh? Che cos'è quello? Questo sta succedendo. Per favore, tutte quante! C'è solo una cosa che può sconfiggere quella cosa. Dateci la vostra forza. Voi state per combattere quella cosa? Ma è impossibile! Credimi, abbiamo il potere. E così si trasformano i Reflector nel mondo reale, davanti a tutte. Cosa sono quei vestiti? Come potete trasformarvi fuori dal common? Grazie alla presenza del Sephira possiamo usare il potere dell'Ether e dei Reflector anche nel mondo reale. Va bene, sì, gli anelli contengono il potere dei Reflector, quindi ora loro non si trasformano, però ci possono comunque aiutare e possono custodire il nostro segreto dell'essere Reflector. Va bene, vogliamo andare alla battaglia? Che le battaglie col... Che le battaglie con i Reflecco, con i Sephira sono anche abbastanza lunghe, eh? Andiamo, dai. Sì, sono design raccapriccianti ma bellissimi i Sephira. Questo è un Sephira fatto di tronchi marci e... Ah, vabbè, l'overdrive. Quando l'Ether c'è già abbastanza alto possiamo fare un overdrive per cascatenare una sequela di attacchi tutti potenti. A nostra scelta. Ah, ecco, va bene. Supporter, puoi usare le abilità dei supporter quando il display si accende durante un attacco. Vabbè, premi il tasto in tempo. Sì, ok. Puoi confermare lo status del team con triangolo. Quando i compagni squadra raggiungono lo zero, scapperanno via nella spaventati. Non puoi usare le abilità di un compagno di squadra che è corso via. Ma torneranno nella battaglia dopo un po' di tempo. Va bene, sì, ok. Vabbè, vedremo adesso come assegnarli. Allora, innanzitutto andiamo... Ah, ecco, punti disponibili, perfetto. Vediamo un po'. C'è qualche... Ah, Gentle Care. No, vabbè. Mettiamoli, attacco. Vai. Poi però si va un po' di supporto perché se no qui, ciao. Difesa per Yuzu che è proprio debole in difesa, vai. E ora andiamo con Lime. Ecco, difesa anche per Lime, dai, che se no mo ci fa un culo così sto coso. Allora, e andiamo a combattere il se... No, aspetta, c'è un frammento. Diamo un frammento a Lime, ecco, vediamo un po' che lei ancora non ne ha. E diamolo a Hawkroar, vai, che è abbastanza forte. Ok, aumenta il danno inflitto, vai. Quindi Hawkroar è più forte grazie al frammento di Sarasa. Allora, Facility filed. E combattiamo il Sephira. Dai, su. Ah, ecco, ok, ora ci siamo. Mettiamo allora. Dunque, mettiamo Sarasa a Hinako. Poi mettiamo Sanae a Yuzu. E infine mettiamo Rin per Lime. Ok. Ci siamo. Pronte? Sì. E allora andiamo. Guardate, a volte Blue Reflection spiega le cose in modo così complicato che dici, oddio, ma com'è sto gioco? Che cazzo di comandi sono? E poi è semplicissimo. Allora, dunque, cosa fare? Cominciamo con un Aether Charge per caricarci un po'
Ecco, vedete, vai così, perfetto. Allora, ecco, non hai un molto ether in... Non hai molto ether, allora vediamo un po'. Andiamo con Averse Belier, vai. Averse Belier. Perfetto, vai. Ecco, ora è il suo turno. 14 HP, sì, è il primo Sephira, per cui non... Non è stato un gran danno, dico bene? Hawk Roar, andiamo, vai. Perfetto, e l'abbiamo respinto. Quindi la Aether si riempie, grande. Attacco, ecco, guardate il vostro. Tenete d'occhio l'Aether Gauge, che sarebbe lì il refresh, 57%, allora. Andiamo un attimo con Raccoon Nail, vai. Ecco, a volte una cosa strana di Brawl Reflection che non capisco, ragazzi, e che non ho capito, è che a volte il nemico si prende i turni così. Cioè, non sarebbe il suo turno di attaccare, non arriverebbe il suo turno perché dovrebbe attaccare quando la barra arriva al centro. Eppure a volte, così come in altri JRPG che ho giocato tipo Atelier, a volte il nemico attacca anche quando non è il suo turno. E la cosa mi fa imbestialire perché è contro le regole. Cioè, il gioco mette le regole e poi valgono solo per te. Allora, vediamo un po'. Ecco, Yuzu si è caricata al massimo, quindi andiamo con... Ecco, un overdrive, dai, attacco. Dunque, andiamo con Epelion. Poi andiamo con Averse. Due attacchi di fila, vai. Speriamo di respingerlo. Perfetto, 162. Grande, bella tempesta per tutti. One last push, un'ultima spinta. E andiamo con, allora... Storm Daisy, direi, dai, e attacchiamo Yesod, che è il principale. Perfetto! Gli abbiamo bloccato le tre parti, quindi ora con quelle non può attaccare. Può attaccare solo con la principale, che comunque, accidenti, è la prima. No, no, tocca prima Inako, ecco, prossima Inako, vedete, vai. Tocca a noi, ora gli diamo un bel colpo. Ah, gli diminuisce anche la difesa, vai. Quindi andiamo con un attacco forte. Sembra avergli fatto davvero molto male, vai. Il momento è Pelion, la nostra più forte, vai. Knockback, quindi tocca a you, tocca a Arline, perfetto. Andiamo con Hawk Roar, dai. Ah, bene, quadrato, possiamo usare Rin adesso, vai. Quadrato. Sì, lancia una pallina da tennis, che però fa comunque male. Non capisco secondo quale logica una pallina da tennis possa far male a un coso alto 50 metri fatto... di legno marcio e diversi volti, ma va bene. Tutto, ogni aiuto è sempre gradito. Allora, ecco che attacca tutte e tre, merda. Adesso tocca ancora a lui. Allora, adesso qui mi tocca un attimo. Ecco, allora. Ecco, non ho magia, perfetto. Allora, usiamo, non posso neanche usare. Allora, cosa facciamo, deve andare a Aether Charge, via. Se no Inako non può più attaccare. Bene, perfetto. Allora, andiamo con Raccoon Nails. Ah, si è potenziato in difesa il bastardo. Vabbè, poi tocca a Yuzu, dai. Bene così. Ah! Siamo al colpo finale, bene, vai. Refract Counter. Questa mossa si attiva quando il boss è sconfitto. In pratica dobbiamo solo fare il gran finale per finirlo una volta per tutte, vai. Il primo Sephira non è stato tanto male, vai. No, tanto i Sephira sono sempre facili, Ma vabbè, dai. Godiamoci la cinematica. Aspetta un attimo che abbasso, perché forse è troppo alto il volume. Avevo il volume a 29. Cazzo, no. Il volume per me deve essere sempre a un multiplo di 5, se no impazzisco, vai. E il primo boss, ragazzi, sconfitto! Il primo boss è stato definitivamente sconfitto, alla grande. Sì! Lo abbiamo rimandato indietro! Ottimo lavoro, Ina. Lo abbiamo battuto? No, secondo te? No, non ancora. Quel Sephira si sta solo ritirando temporaneamente. Probabilmente starà andando ad altri punti adesso. Che cosa? Ci sono 22 punti singolari sulla Terra. Ognuno di essi protetti dai reflector. Noi alla Oshimiya siamo il 17° punto.
I Reflector possono rilasciare il loro potere con nei pressi di queste singolarità. Quindi continuerà a tornare indietro. E allora, se tornerà quando non siamo qui? Non devi preoccuparti, noi possiamo predire i loro attacchi. Almeno con qualche piccolo anticipo. Non c'è chance che saremo, insomma, prese troppo alla sprovvista. Questo è un sollievo. Ascolta, io... Hinako! Ecco Sarasa. Sarasa! È stato fantastico, quel potere è come magia! Se potessi usarlo anche in questa forma per tutto il tempo, potrei danzare ancora. Oh... Ma se posso sconfiggere queste cose, questi Sephiroth, allora potrò esaudire un mio desiderio. E ho già scelto il mio desiderio. Voglio essere in grado di praticare ancora il balletto. Eh? Quando ho affrontato i suoi sentimenti, mi sono sentita... Un gran dolore, senza il balletto, io sono come morta. Quindi è così... Ma ecco perché devo combattere, devo sconfiggere tutti i Sephiroth e prendermi il palco ancora. Questo è un po', sembra un po' strano, ma ti aiuterò in tutti i modi che posso. Grazie, Sarasa. Sì, vabbè, cosa da tsundere. E adesso è la fine del capitolo 3. Ho deciso. Mi dedicherò a questo, sono una Reflector. Danzerò di nuovo e diventerò un'étoile. Vuol dire stella in francese, vero? Sì. Ed è anche come una ballerina d'alta classe chiamata, è il mio sogno. Wow. Ok. Sì, tutti i discorsi un po' prolissi adesso, che mi sono preso la briga di saltare. Bene, allora arriviamo a casa e Hinako si fa il bagno. Nella vasca. Allora ragazzi, direi che siccome siamo al limite per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao, bella battaglia, vero? Spero vi sia piaciuta.